Buonasera a tutti. Volevo sottolineare un aspetto che ci sta particolarmente a cuore in quest'ultimo periodo. Ovviamente sono sempre argomenti che riguardano gli assegnatari delle case popolari o comunali. Siccome stanno giungendo gli aggiornamenti riguardanti i canoni, stanno giungendo richieste di rientro da parte di chi purtroppo ha accumulato, diciamo ha dovuto accumulare delle situazioni debitorie nei confronti degli enti proprietari degli appartamenti. Stanno arrivando anche lettere di recupero per quanto riguarda il pagamento della raccolta rifiuti e quant'altro. Allora, il discorso è che questi argomenti ora andrebbero seriamente affrontati e io vorrei esortare a questo punto gli enti a sentirsi un pochettino con i sindacati, perché vi assicuro che le istanze che ci pervengono sono tante, sono varie, non sono tutte quante identiche o dello stesso tipo. Le problematiche sono proprio tante che attanagliano queste persone che vivono negli alloggi sia dell'ACER che del comune. Sentirsi non significa comunicare abbiamo deciso che ti cacceremo di casa se non farai questo. Bisogna sentire anche un pochettino quali sono le problematiche, perché questo argomento è serio. Serio, ma lo sta diventando sempre di più man mano che passa il tempo. Per cui vorremmo, è una richiesta accorata questa che sto facendo, vorremmo che gli enti proprietari veramente ci convocassero per discutere con serietà, anche per ascoltare con serietà quello che c'è da dire su queste situazioni, perché ci sono delle decisioni da prendere che, ripeto, sono importanti. Qualche volta stiamo assistendo a delle posizioni unilaterali, a dire è così, basta, non c'è possibilità di replica. Guardate, stiamo giocando e scherzando con persone che hanno in questo momento estremo bisogno, hanno situazioni particolarissime di problemi, eccetera, per cui queste persone si pensa che si possono tranquillamente cacciare in strada con dei redditi zero e via dicendo, e cacciamoli pure, poi dopo si vedrà, ai posteri l'ardua sentenza, vedremo se si sarà fatto bene o male. Però non è una polemica la mia, veramente è una esortazione. Gli enti devono assolutamente ascoltare le problematiche dei cittadini, magari attraverso i sindacati, per snellire la cosa, per renderla più semplice, se no chi è preposto da parte dell'ente si ritroverebbe a parlare con decine, se non centinaia di persone, il che è praticamente impossibile. Per cui esortiamo nella maniera più assoluta gli enti a voler indire, ecco, in tempi brevi degli incontri, delle riunioni per poter parlare di queste problematiche, perché sono problematiche che vanno portate a galla, che si deve pensare come affrontare questi problemi. Oltretutto la situazione nell'ultimo anno è diventata ancora più drammatica a causa del Covid, ma il Covid non l'hanno inventato gli inquilini che stanno negli appartamenti, non ci sta chi ha perso il lavoro, ma allora vogliamo parlarne un poco di queste cose. Questa è la mia umile e modesta richiesta. Grazie a tutti e buonasera.